un piccolo viaggio alla riscoperta delle ricchezze del territorio, delle quali probabilmente nemmeno gli autoctoni conoscono. Parte da qui il libro del giornalista Bruno Tassone, dal titolo Melissa, mito, storia e storie romanzate, presentato a Crotone nella sede della Società Dante Alighieri. Tra passato, presente e futuro, l'autore ha riportato una sintesi di quello che rappresenta questo borgo non solo per il territorio pitagorico. È un paese che ha storia che riparte, secondo leggenda, secondo alcuni autori, si ricollega a quasi 700-800 anni prima di Crotone, prima della fondazione di Croton. Non dimentichiamo che già Ovidio, Plinio il Vecchio parlavano del vino prodotto in questo territorio. È un qualcosa di interessante anche perché è vero che trattasi di un paesino, è vero che trattasi di un borgo semi-abbandonato, è vero che Torre Melissa, che è una frazione di Melissa, incomincia ad essere un centro di attrazione a livello turistico. Ma ho fatto una sintesi per renderla più leggibile anche a chi non ha le conoscenze, a chi non ha il tempo neanche di fare la ricerca, con tutte le note che vengono pubblicate. Da Crotone per la CNews 24.